Luca Mastrangelo presenta Storie dal cesso. Potrebbe essere una cagata. Storie dal cesso. Potrebbe essere una cagata. In questa prima puntata di Storie dal cesso vi racconterò di quella volta che io e quattro impavidi miei amici ci recammo in quel di Bergamo per assistere ad Atalanta-Inter. Era il 13 dicembre 2009 e io e questi miei amici eravamo soliti frequentare San Siro, anzi, io avevo l'abbonamento già da tanti anni. Io ho avuto l'abbonamento a San Siro dal 1997, stagione 97-98, primo anno di Ronaldo, fino alla stagione 2015-2016. Molto spesso, nei primi 10 anni della mia frequentazione degli stadi, quando i soldi lo permettevano, andavamo anche in trasferta. Io e questi miei amici non eravamo mai stati a Bergamo. Aleggiava dentro di noi questo animo un pochettino da ultras, sia chiaro, non eravamo ultras, però frequentando la curva, andando sempre in curva, vedevamo questi ragazzi della curva con una sorta di ammirazione, di voglia di emularli, che quindi decidemmo di andare a vedere questo Atalanta-Inter. Bergamo è un campo ostico non solo sul prato verde dove si gioca, ma anche fuori dal campo. Chi vuole capire capisca. Adesso figuriamoci quanto poteva essere ostico 10 anni fa, 15 anni fa, quando gli scontri fra ultras erano molto più frequenti di adesso, anche perché magari le regole erano meno restrittive, insomma non era difficile farli come adesso. E noi decidemmo di andare a Bergamo per provare il brivido di Atalanta-Inter. Tra l'altro, fra le tifoserie di Atalanta-Inter era ancora forte il ricordo degli scontri che c'erano stati anni prima a San Siro, dove gli interisti rubarono il famoso motorino agli atalantini e lo lanciarono giù dalla curva. Quindi noi decidemmo di provare questo brivido. Ovviamente quando vuoi andare a vedere Atalanta-Inter è sconsigliabile andarci da solo e con mezzi propri. Quindi noi cosa decidemmo di fare? Decidemmo di fare una macchina, partire per Milano e aggregarci alla comitiva del tifo organizzato interista per andare poi in treno insieme a loro a Bergamo. Quindi prendemmo la nostra macchina, insomma, e andammo a Milano. Bere a Fiumi, vino, birra a Fiumi. Arrivammo a Milano già con un livello di etilometro imbarazzante. A parte quello che guidava, che era l'unico astemio. Infatti, chi si fa guidare sempre? L'astemio. Arrivati a Milano, la notizia che ci accolse fu quella che uno sciopero dei treni aveva, insomma, fatto saltare il treno che doveva portare la comitiva, la carovana del tifo organizzato nell'azzurro a Bergamo. Quindi vennero fatte arrivare appositamente delle navette, dei pullman che ci portarono a Bergamo. Una cosa che ricordo di questo tratto Milano-Bergamo in pullman fu che in questo tratto di strada mi scappò la pisciata più forte, dirompente e prorompente della mia vita. Non mi è mai scappata una pisciata così. Tanto che in questi pullman privi di bagno, in questi pullman che ovviamente non si potevano fermare perché erano scortati sia all'inizio della carovana sia alla fine della carovana da camionette della polizia, pisciai in una bottiglietta di plastica perché veramente non la tenevo più. Arrivati a Milano, entrammo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Per chi non è mai stato a Bergamo, è uno stadio abbastanza in centro nella città. Era l'Inter che vinceva, era un Inter forte, quella del 2009-2010, quella che insomma presto sarebbe diventata campione d'Europa, ma anche in quell'occasione lo stadio di Bergamo si rivelò nemico all'Inter, ostico per l'Inter. La partita finì 1-1, gol di Milito e se non erro Tiribocchi.
Non c'è altro da raccontare di quella partita, però c'è tanto da raccontare nel dopo partita. Finita la partita, un freddo cane. Sapete che i tifosi ospiti vengono liberati, diciamo così, quando il deflusso di tutto lo stadio è stato compiuto, ma in quell'occasione noi rimanemmo dentro lo stadio 20 minuti, mezz'ora, un'ora. Dopo un'ora e mezza eravamo ancora dentro lo stadio, un freddo bestiale, bruciavamo i fogli di giornale per scaldarci le mani, mi ricordo. E in lontananza io e i miei amici ci guardavamo perché sentivamo ogni tanto boati di bombe carta che sembrava che al di fuori ci fosse la guerra civile. Dopo un'ora e mezza abbondante decidono di liberarci, rimontiamo nella nostra carovana dei pullman e ci ridirigiamo verso Milano. Se non che noi eravamo in questa carovana, se non sbaglio, di 8 pullman, il terzo pullman in ordine. A un certo punto, brusca frenata da parte della carovana, si ferma tutto e inizia una sassaiola clamorosa che va a colpire i nostri pullman. Erano i tifosi dell'Atalanta che ci avevano teso un agguato. Come avevano fatto a fermare la carovana dei pullman? Poi dopo, nei giorni seguenti, leggendo anche un pochettino degli scontri e notizie dai giornali, praticamente i tifosi dell'Atalanta avevano riversato in mezzo alla strada praticamente un bar, tavolini, sedie, di tutto per fermare la carovana. L'unico pullman che riuscì a, tra virgolette, a evitare questo blocco improvvisato dei tifosi atalantini fu il primo pullman che riuscì, diciamo così, a prendere la via di casa, mentre tutti gli altri si fermarono. Rumore di vetri infranti, si aprirono i portelloni di tutti i pullman. E lì vidi una scena epica, i tifosi dell'Inter, gli ultras dell'Inter che uscirono all'arma bianca, si era già fatto buio perché faceva buio presto, era inverno pieno, uscirono all'arma bianca per affrontare i tifosi atalantini. Ne susseguirono veramente 5 minuti di tafferugli clamorosi da parte di tifosi dell'Atalanta, tifosi dell'Inter e polizia che ci scortava. Nel frattempo si sentivano rumori di vetri che si infrangevano, fumogeni dappertutto e lì veramente io e i miei amici avemmo 10 minuti di panico, perché comunque panico, veramente una situazione che non ti aspetti, una situazione difficile, una situazione dove sei veramente in pericolo, perché se tu esci, lì sei costretto a prendere delle decisioni, perché se tu esci, cioè, vedi che piovono sanpietrini che buttano giù vetri del pullman. Se tu esci, puoi prendere tranquillamente una sassata in testa e ti accoppano. Se rimani dentro all'interno del pullman, comunque vedevi che lanciavano fumogeni, poteva da un vetro rotto entrare un fumogeno e potevi rimanere intossicato. Quindi noi eravamo un pochettino a metà strada, subito lì fuori dal pullman, pronti a uscire nel caso che entrasse un fumogeno dentro, ma pronti a rientrare, comunque perché i sassi piovevano da tutte le parti. Quindi ne susseguivano una decina di minuti di veramente dove, se uno non è abituato ad affrontare certe scene come non ero abituato io, non è facile, non è facile. Credo che non sia facile anche per chi è abituato a certe scene. Dopo 10 minuti, la polizia riuscì a sedare gli animi, riuscimmo a salire tutti sui pullman. Molti tifosi dell'Inter tornarono sul pullman con i segni della guerriglia, chi aveva un naso rotto, chi gli scendeva il sangue dalla testa, però sembravano anche quasi contenti di questa cosa. Noi ci guardammo e ci dicemmo: ok ragazzi, Bergamo l'abbiamo fatta, magari non c'è bisogno di farla altre volte, lasciamola fare a chi di dovere, perché magari Bergamo non è proprio fatta per noi. Tornammo a Milano, da Milano tornammo a casa e insomma fu veramente un'avventura, un'avventura da che non, che non, insomma, non mi dimenticherò per tutta la vita. Nella prossima storia dal cesso vi racconterò di quella volta. Verona Inter 2-1,
Ultimo anno di gemellaggio fra interisti e veronesi. Ciao ragazzi!